abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro. E comunque, Giovanni, non mi piace che stai dentro il palazzo di governo, non mi piace. Voglio dire qui pubblicamente a Giovanni Falcone che secondo me farebbe bene ad andarsene al più presto possibile dai palazzi ministeriali, perché mi pare che l'aria non gli fa bene, non gli fa bene proprio. Questa è una tua opinione soggettiva. Sì, è un'opinione mia. E questo significa mancanza di senso dello Stato. No, questo a me pare invece in realtà senso della indipendenza e dell'autonomia della magistratura. Perché i politici... E dunque rispetto ad una cosa di questo genere io credo che sarebbe bene ripensarci, ma non solo per Giovanni Falcone, ma per tutti i giudici che hanno incarichi ministeriali di un certo rilievo. Che io ricopro è un posto Giovanni. Previsto sì, per sì. Magistrati, sì, non sì, c'entra niente senza, con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Stella di Grazia e Giustizia, ci sono posti che sono espressamente previsti per magistrati. Ma non... Come fate ancora a sostenere queste cose che non stanno né in cielo né in terra? Ma tu poco fa hai risposto, questa è la mia opinione, certo. Che voglio esprimere pubblicamente. Non pubblicamente capisco perché consentimi di ma non capisco perché ti arrabbi, no, non c'è ragione di arrabbiare. Perché mi meraviglio che un giurista come te sostenga queste cose? Pensa che l'indipendenza in e l'autonomia... In qualsiasi paese al mondo c'è un ministero di grazia e giustizia, in qualsiasi paese al mondo sono magistrati che stanno al ministero. E cui i governanti non danno con niente. Irresponsabilità. No, io confondi indipendenza con arbitrio. No, l'indipendenza per me è un fatto molto concreto di non dover rispondere a nessuno, né e prima né durante né dopo. Chi è indipendente? Dico rispetto alle scelte da fare. No, i magistrati no. Ah, no? Consentirai che i magistrati rispondano. Ma c'è una bellissima legge sulla responsabilità. I magistrati rispondono al popolo in nome del quale amministrano giustizia. Va bene. Questo è il punto. E per questo c'è un organo sovrano come il Consiglio Superiore della Magistratura che in nome del popolo deve garantire questa indipendenza e questo ciò.